Castel Pietra, nei pressi di Caliano in Valle Lagarina, fu costruito in posizione dominante sul paesaggio su di una enorme frana rocciosa ritenuta la ruina, descritta da Dante nella Divina Commedia. La zona fu abitata sin dall'antichità, in modo particolare nel periodo romano. Da allora fu posto di controllo e dazio lungo l'antica strada imperiale. La costruzione medievale risale all'undicesimo secolo ed era composta da una torre tonda e da un muro che dal monte Zengio Rosso scendeva sino al fiume Adige, costituendo assieme ai castelli di Beseno, Barco e Nomi lo sbarramento della valle quale confine del Principato Vescovile di Trento. Nel XII secolo la torre fu circondata da un primo recinto con porta d'accesso protetta da una saracinesca. Feudo del Vescovo di Trento fu concesso ai signori di Beseno, che nel 1303 lo vendettero a Guglielmo Castelbarco, signore del castello di Avio e podestà di Verona, al quale si deve la costruzione del palazzo, ristrutturato poco dopo dal vescovo Giorgio Liechtenstein. Il castello fu lasciato in eredità a Venezia. Riconquistato qualche tempo dopo dal vescovo di Trento, Castel Pietra ritornò a segnare il confine tra il Principato di Trento e la Serenissima Repubblica di Venezia. Per garantire i confini imperiali, l'arciduca d'Austria e conte del Tirolo Sigismondo nel 1456 acquistò il maniero e ne aumentò le strutture difensive. Il castello ebbe un ruolo importante nella guerra tra il Duca d'Austria e Venezia, che si concluse con la battaglia di Caliano del 10 agosto 1487 e la morte del comandante dei Veneti Roberto da Sanseverino. All'interno, tra le molte sale ancora oggi dotate di pavimenti e camini originali, troviamo la Sala dell'Amore o del Giudizio, cosiddetta dai temi oggetto degli affreschi, realizzati dal veronese Bartolomeo Sacchetto a metà del XV secolo. Elemento centrale della decorazione della sala è una figura femminile che regge gli scudi con gli stemmi Liechtenstein e Spanberg, mentre in alto corrono stilizzati elementi vegetali intervallati da insegne nobiliari. Le pareti, suddivise in riquadri da una finta tappezzeria, presentano scene legate al tema dell'amore. Aristotele cavalcato da Fillide, una suonatrice di arpa, un suonatore di liuto e ancora un giullare che suona la zampogna, la caccia al cervo e in una grande nicchia nel muro una dama con due gatti. Mentre sulla sinistra un uomo è chiuso in gabbia mentre una gazza è fuori dalla gabbia e ancora un giovane che abbraccia un orso e un cavaliere con spada. Nel 1502 fu acquistato da Massimiliano I, che lo dette in feudo a Giacomo Trapp, signore del vicino castello Beseno. Questi lo restaurò e fece dipingere il Giudizio di Salomone.